e ora si parte a zero il cronometro e si va con questa, con questo Porto che viene già avanti ed è Paolo Maldini che ha recuperato in tempo di record dall'infortunio alla caviglia grave, sembrava dovesse star fuori un mese e invece no, è già qua. Pippo Pancaro va sulla fascia di sinistra, l'appoggio dentro, cerca di lavorare Pippo, Pippo lavora la palla in area, attenzione, alta tensione, viene abbrancato, tiene la palla viva, l'appoggio ancora, pallone dentro, attenzione dalla parte opposta, recupera Rui Costa, il tiro di Rui Costa, la palla termina fuori, il Musagete. Un ottimo Rui Costa, probabilmente sente aria di casa, aria di derby, visto che affronta lui che ha sempre militato in Portogallo nel Benfica, quindi un eterno rivale del... un eterno rivale del, del Porto. La rimessa laterale ancora per i ragazzi, ecco Pippo Inzaghi, fermata la palla da Jorge Costa, ancora duro Gattuso recupera, ecco Campanè, Rui Costa, viene avanti Rui Costa, ne evita uno, viene avanti, mette in mezzo il pallone, colpo di testa, gol! Assist 1-0 per i ragazzi, gol al decimo minuto, Shevchenko di testa, grande azione di Manuel Rui Costa, pallone in mezzo e com'è finita la Coppa dei Campioni, gol di Sheva e poi la mette Rui Costa, 33esimo assist, Andriy Shevchenko, millesimo gol, vento di passione, il Bambi di Kiev, lavora la palla Sheva, ferma la palla Sheva, ancora vento di passione, la da morbida al tiro, bello balisticamente di Zedorf su passaggio di Shevchenko, va Sheva, va vento di passione, va, punta e va, ne supera uno, deve darla, va da dentro, Rui Costa, Pippo Inzaghi, punta e tira Pippo, tiro di Pippo, la palla esterno della rete, bella manovra del Milan, feroce mordace, viene avanti ancora il Porto, pallone a destra, attenzione a questo tentativo di Derlei, che appoggia dove può andare ancora il tiro, e la parata, o meglio il palo sfiorato, la traversa sfiorata dal tiro di Maniche. Milan che recupera il pallone con Pirlo, ecco Campanellino Trivi Pirlo che viene avanti in posizione regolare, Sheva, attenzione potrebbe tirare, tiro di Sheva, una grande finta, lavora la palla, non ammorbidisce, appoggia Rui Costa, mette in mezzo lui, ancora salva la difesa del Porto, attenzione McCarthy che si è ripreso da una botta alla testa piuttosto pesante, Porto che viene avanti, attenzione, un tentativo del numero di 18 che colpisce, tocca la traversa, si è fatto sorprendere Simic in questa occasione, troppo Porto in questo momento, troppo Porto, Milan tenta ora il sfiora il palo con un tiro da lontano, ancora Maniche, viene avanti Zedorf, ecco effetto serra, appoggia dove può andare Rui Costa, vediamo cosa inventa, pallone dentro per Sheva mettila in mezzo bene, una finta, Sheva e col tiro morbido, colpo di testa di Pippo Inzaghi alto, Pippo Inzaghi si è alzato sul pallone, bellissimo di Sheva, non è riuscito a tenere palla bassa, è un match ball che il Milan spreca, direi Alberto Costa proprio un match ball sbagliato dal Milan. Purtroppo sì, c'è stato ancora questo dirompente Shevchenko che con una prima col pallone sul destro, poi spassandolo sul sinistro ha spostato tutta la difesa, match ball per Pippo che purtroppo ha toccato sopra la traversa. Viene avanti Rui Costa e con Musagete pallone dentro, peccato! Si può proporre Pirlo questo pallone ancora Sheva, Sheva va sul fondo, una finta, cerca di venire avanti, prima azione concreta un po' di minuti del Milan, pallone dentro ancora per Zedorf, Zedorf lavora la palla, mette in mezzo dove può andare Rui Costa, ferma il pallone, una finta, lo estirpa, tiro, alto di Rui Costa che sbaglia il match ball, e cosa avrebbe dato Manuel Rui Costa dopo questa bella finta, ha superato due uomini e tira dal basso in alto il Musagete facendo andare in traverso anche a Minerva Lambrosi, amici, i ragazzi sono, dicono 1-0, attenzione, la mischia e la parata di Dida, miracolo di Dida Baghera la Pantera su tiro ravvicinato mi sembra di Bosingva, il lancio lungo di Vitor Bahia cerca di andare anche
in gioco, attenzione, un tentativo e poi c'è l'intervento di Dida che salva, ancora Dida in fallo laterale, grande Baghera la Pantera, forse ha munito Gattuso, siamo ormai a tempo scaduto, vediamo l'arbitro, si attende solamente e poi ci sarà la premiazione, lancio lungo di Nesta, vediamo Barber che usi il suo fischietto, il Milan ha vinto la Supercoppa Europea!